Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Essere un produttore Dolby Atmos in cameretta. Oltre ai requisiti, ecco la realtà. Ed andiamo nella risposta ni. Un tempo il missaggio in Dolby Atmos era un'operazione che solo pochi tecnici del suono eseguivano per i film a grande budget o su alcuni palcoscenici di doppiaggio. Ora che il Dolby Atmos è diventato lo standard anche per le produzioni minori e gli spettacoli televisivi, si è diffuso anche negli studi più piccoli. I primi mix Atmos per la musica sono stati comunque realizzati in grandi studi, come i Blackbird o i Capitol Records, da ingegneri di altissimo livello. Ora, molti studi stanno facendo i conti per decidere se sia possibile passare a Dolby Atmos, ed è chiaro ormai che chiedersi ancora se abbia senso è una fase che abbiamo ampiamente superato. Nell'ottobre 2021 Apple ha cambiato le carte in tavola con l'aggiornamento 10.7 di Logic Pro, fornendo gratis l'integrazione del Dolby Atmos Renderer in Logic Pro. Nuendo, Cubase o DaVinci Resolve sono già DAW con integrazioni Dolby Atmos, tuttavia Logic Pro è stata la prima DAW di larga diffusione che va appunto dai produttori di punta ai compositori cinematografici fino ai cameretta producers, e sono stati quindi i primi a rendere questo sistema fruibile a tutti. La maggior parte degli utenti non penserà al sistema 7.1.4 consigliato per mixare il Dolby Atmos, ovviamente, ma mixeranno i loro brani in Dolby Atmos con le cuffie e lo caricheranno direttamente su DistroKid per metterlo poi su Apple Music il prima possibile. Se chiedete ad uno di questi utenti se sia possibile mixare in cuffia Atmos, la loro risposta sarà sicuramente sì. Sì, perché è integrato all'interno della DAW. Eccoci quindi arrivati alla bandolo della matassa finale, al conto finale. È possibile missare Atmos in cuffia? Come dicevo, la risposta è ni, perché la DAW ce lo permette. È possibile farlo pensando di avere un sistema, un ascoltatore che usi comunque le cuffie per ascoltare quello che facciamo. No, perché ricodificando i file poi per un sistema mono speaker o 7.1.4 o 5.1 non sapremo mai veramente quello che è accaduto al nostro mix. Alcuni di voi mi hanno scritto di aver abbandonato quasi subito l'ascolto Atmos perché dava fastidio. Troppi suoni in movimento, pessima gestione dello spazio e mancanza di botta, soprattutto negli album pop. Io stesso ho smesso di ascoltare la Top 100 UK in Atmos perché la maggior parte dei mix era insentibile o a volte troppo distrattiva. Serve quindi una nuova scuola di pensiero del mix, nuove tecniche e nuove risorse per migliorare e rendere fruibile questo sistema. Ma come dicevamo ormai da qualche anno, l'Atmos c'è ed è qui per restare. Parliamo dell'esperienza dell'utente. Vediamo la dura realtà dei fatti, senza farci troppe pippe mentali. Questo scenario di mix in cuffia inizia ad avere senso, sapendo che l'ascoltatore finale che fruisce dei contenuti Dolby Atmos in cuffia rappresenta, secondo una stima che ho letto appunto nei vari siti internet, l'80% se non il 90% degli ascolti standard della musica adesso attualmente nel mondo. Forse un 10% l'ascolta attraverso una virtualizzazione dei diffusori, smart speaker, soundbar, eccetera. E forse soltanto l'1% possiede un sistema 7.1.4 dedicato. Quell'1% potrebbe essere solo addirittura lo 0.1%, perché la maggior parte delle persone che hanno una configurazione di diffusori 7.1.4 sono ovviamente gli ingegneri del suono nel loro studio, o alcuni, rarissimi ormai, appassionati dell'home theater. Quindi invece di chiederci se possiamo mixare Atmos in cuffia, non dovremmo piuttosto chiederci se dobbiamo mixare Atmos in cuffia? Non dovremmo creare il nostro mix Dolby Atmos più vicino possibile alle condizioni di ascolto del mondo reale?
Ecco che con questa prospettiva la risposta ovviamente si trasforma in sì, è possibile mixare Dolby Atmos in cuffia. Anzi, si dovrebbe mixare Dolby Atmos in cuffia perché è così che lo ascolteranno quasi tutti i nostri ascoltatori. Chi dovrà poi utilizzarla in un film, una serie TV o in un videogames o in un documentario dovrà poi successivamente comunque rendere e rivedere il mix in una vera sala Atmos per renderlo compatibile con le sale appunto Atmos. Studio One offre adesso il meglio dei due mondi, fornendo sia soluzioni di monitoraggio in studio a prezzi accessibili, sia una DAW completamente integrata con opzioni di monitoraggio binaurale in cuffia super avanzate all'avanguardia. Cosa comporta questo fattore però? Che le cuffie in cui ascoltiamo Dolby Atmos debbano necessariamente più di prima essere iperprofessionali, come anche l'amplificazione che le pilota, e da questo non possiamo purtroppo prescindere adesso. Più definizione, migliore sarà la condizione di lavoro. Lo ripeto da anni nei video sul mix in cuffia, scontrandomi con chi si ostina a pensare che non sia possibile o trovando poi il favore di altri professionisti che invece lo fanno regolarmente da sempre, ma a determinate condizioni. In ogni caso, che mixiamo stereo o Atmos, l'attrezzatura deve essere necessariamente professionale. La regola del meglio sentiamo, meglio mixiamo è sempre stata lo standard del mondo pro. I nuovi sistemi di ascolto in macchina saranno Atmos anche quelli, quindi. Assolutamente, per adesso è un optional di Mercedes, BMW, eccetera, eccetera, ma io penso che nel giro di pochi anni si arriverà anche alla Panda. Quindi lì sarà, secondo me, un momento in cui diremo, cominceremo forse a scordarci dello stereo. Certo. Detto ciò, ci sarà, non so se adesso vuoi affrontare questa cosa, ma a me farebbe molto piacere farlo. Volentieri. Il messaggio che giustamente sta passando è quello di dare una più ampia, ovviamente, sensazione di immersione all'utente, basato su qualcosa che è stato pensato e prodotto per un ascolto stereofonico e traslato su un ascolto multicanale. Vero, ma c'è molto di più. Si può cominciare a produrre pensando che l'utente fruirà in multicanale. Quindi La mia ecco. prossima domanda era proprio relativa alla registrazione multicanale, cioè il nuovo sistema che ci porta a pensare di poter registrare in Atmos E e produrre. produrre e anche, diciamo, scrivere in maniera completamente diversa rispetto a prima. Non a caso Studio One non arriva solo col Dolby Atmos, ma si arriva anche con gli effetti Atmos, quindi il Certo. chorus Atmos, il riverbero, il delay, tutti effetti che ci porteranno poi anche a sfruttare, la composizione in quel sistema. Ok, ti faccio un piccolo esempio, ti porto una statistica. Io credo di aver fatto ormai più di 200 mix immersivi, lo 90% dei quali commissionati da artisti o da major, le quali ti danno degli stems, quindi già hai le cose ben suonanti, diciamo, e l'indicazione è di, mi raccomando, non stravolgere, non cambiare, non fare, non toccare. Non sbilanciare, che è l'esatto contrario di quello per cui l'Atmos è stato pensato, e quindi stiamo ancora in una fase molto conservativa. Laddove o il disco è mio, o il cliente si fida, eccetera, eccetera, abbiamo o registrato, o mixato, o prodotto, pensando che chi se ne frega dello stereo, facciamo una roba nativa Atmos. In questo caso, l'esempio, secondo me, l'esempio più giusto è, pensiamo di essere architetti, dobbiamo arredare un monolocale di 30 metri quadri o una villa di 5.000. È chiaro che in una villa da 5.000 ci possiamo infilare non so quanti mobili. Quindi penseremo a luoghi, posti, eccetera, eccetera, dove mettere, che ne so, una spa che in un monolocale non puoi neanche pensare di poter mettere. E questa è cioè, diciamo, come esempio, secondo me calza, è calzante perché quando io devo arricchire di arrangiamenti un brano, so che posso mettere dei colori, per esempio di chitarra, tu sei un chitarrista, puoi fare mille colori che si andrebbero un po' a perdere nello stereo e quindi direi, ma sì, ma tanto questo zinchi, chi vuoi che lo noti? Invece, posizionato in una certa posizione, in un certo momento, ad un certo volume, desterà quella
attenzione in più, facendo dire: ah, senti questa roba qua. E quindi avendo, che poi è una cosa che io vedo molto nelle persone che vengono ad ascoltare qui da me, a differenza dell'ascolto stereo che porta a distrarti. Tu ascolti un brano, nella maggior parte delle volte, poi a un certo punto pensi un po' ai cavoli tuoi, poi ti giri, eccetera, eccetera. Chi ascolta un brano in Atmos qui al centro dello studio è completamente coinvolto, tanto che se tu gli parli non ti ascolta. Sì, anche perché hai più stimoli Molti più contemporaneamente. stimoli. Mentre Infatti, per la registrazione io sto provando tecniche, perché non è che c'è si una. studia ancora, esatto. Esatto, si faccio delle prove da mettere semplicemente quattro microfoni in più sopra. O una batteria, ma molto sopra una batteria, emulando più o meno le quattro casse, a utilizzo di microfoni ambisonic, a aggiunta di elementi, fotografie, room, eccetera, eccetera, posizionato poi in una certa maniera. E in effetti era inutile che, abbastanza inutile che Studio One aggiungesse il supporto all'Atmos e poi non traslasse anche tutti i plugin in quel formato. Quindi ci sono tante maniere di utilizzare i plugin, non è solo quello di entrare con una sorgente mono, spargerla come room in 7.1.4 canali. Si possono, per esempio, pensare di, pensa a un clap così, che poi rimbalza in tutte le casse, quindi i delay, eccetera, eccetera. Se te apri per esempio l'equalizzatore adesso, te puoi scegliere su quali dei canali farlo lavorare. Quindi tu, Certo. l'equalizzatore montato nel render, c'ha praticamente la possibilità di equalizzare soltanto lo stesso suono, soltanto ad esempio sul sopra e non sul sotto. Per esempio, una tecnica per, nello Questo stereo che si utilizza per spazializzare un po' un suono è anche quello di equalizzarlo diversamente tra canale sinistro e canale destro. Pensa, moltiplicato per sempre. moltiplicato, esatto, quindi lo puoi anche senza cambiare il volume e anche senza cambiare il panno lo puoi spostare dove vuoi o dare una percezione di movimento, se queste cose poi oltretutto le automatizzi, a un suono che in realtà in un mix stereo è abbastanza statico. Quindi non c'è una giurisprudenza, ci sono persone capaci che stanno facendo cose bellissime, persone capaci che stanno facendo cose medio belle, persone incapaci che pensano di saper fare, insomma, c'è un po' di tutto in questo momento. Per cui, soprattutto, ascoltando, cosa che all'inizio non era così facilmente possibile, adesso con da Ventura, credo. Sistema operativo, forse quello prima di Ventura, mi ricordo, si può pa pagando l'abbonamento a Apple Music creare una scheda audio virtuale che attraverso una Dante Virtual Sound Card, insomma, arriva a spargersi sulle casse in maniera abbastanza semplice, per cui puoi fare un A e B con quello che stai facendo tu rispetto a quello che è sul mercato. E lì si scoprono un po' di altarini, come viene usato il centro, se in partenza avevano solo un master stereo, se hanno voluto. Infatti, a volte si scopre che magari è soltanto uno stereo un po' dopato, quindi non ci sono grossi stravolgimenti. Esatto, e solamente perché poi c'è un problema, siccome bisogna avere le tracce. Parlo dei cataloghi, le tracce originali non sempre ci sono, soprattutto negli anni 90, dove cominciava ad arrivare molto MIDI e non Certo. c'era ancora l'hard disk recording. Chi passava, chi registrava su un DAT solo il basso, solo la cassa, solo. Quindi Nessuno. la 99,99% della musica dance degli anni 90 non c'è niente se non una cappella e una strumentale. Paradossalmente prima sì, perché sul nastro chi l'ha tenuta e chi gli funziona c'ha tutte, magari non sono mixate, però le hai. Quindi nel caso di cataloghi molto vecchi, in realtà gli effetti sono molto molto più moderni, tra virgolette, quelli che puoi fare. Medio vecchi non così tanto, però vediamo quello, adesso sai, con l'intelligenza artificiale, la separazione degli stems, eccetera, eccetera, si può comunque, anche partendo da un solo master stereo, avere dei risultati dignitosi. Sì, io l'ho utilizzato nel film Lamborghini perché ho separato da un stereo di un brano che andava nel film, diciamo, almeno le componenti importanti come la voce, la batteria, la Vero. basica, e poi ho potuto, diciamo, rimistare meglio. Almeno togliere la voce da tutte le casse e gestirla, quante e come, insomma, bisogna farlo. Però allo stesso tempo una cosa che va considerata è che chi dice: ok, io ho guardato questo video, sai che c'è? Parto da un sistema molto piccolo
AS20 molto piccolo nel senso non di qualità, come ingombro, come anche economia. Ad esempio, un sistema AS29 è un sistema veramente molto serio, a costi sicuramente più abbordabili rispetto a un sistema Genelec, o anche le semplici iLoud di K Multimedia, ascolti piccoli, le compra e le posiziona. Dopo qualche settimana già il suono non è più quello, perché la cassa ha bisogno di un rodaggio. E quindi tu dovresti fare prima il rodaggio e poi il committing, cosa che non si fa. Quindi dopo c'è da rifare di nuovo almeno una taratura, perché io l'ho visto su, c'era veramente, o non c'era una cassa che suonava uguale a 4 mesi prima. Normale. Cosa ti porta a fare delle scelte sbagliate? Quindi io so che Fausto sta girando un po' in lungo e in largo l'Italia per fare di nuovo la seconda taratura di tutti gli studi che ha fatto magari anche solo 6 mesi prima. Andiamo adesso a parlare della distribuzione. Esaminiamo ora la catena di distribuzione del Dolby Atmos. L'intero concetto di ascolto del Dolby Atmos in modalità binaurale, quindi in cuffia, presenta due problemi significativi. L'applicazione Dolby Atmos Renderer consente di impostare ciascuno dei 128 segnali su qualsiasi delle quattro modalità di rendering binaurale, che rappresentano appunto i diversi algoritmi HRTF, quelli che vediamo qui, off, near, mid e far. Vicino, medio, lontano o spento, appunto, che disabilita il rendering binaurale per quel canale specifico. Queste modalità di rendering binaurale offrono al mix engineer una grande flessibilità per lavorare e per regolare l'esperienza binaurale in modo che suoni più vicina possibile a quella dei diffusori reali. Il problema è che tutti i metadati della modalità di rendering binaurale vengono ignorati completamente da Apple Music, quindi dal loro codec DD+JOC, che utilizzano per lo streaming ai loro abbonati. Solo il moderno codec AC4, quindi Immersive Stereo, utilizzato da Tidal e da Amazon per la riproduzione appunto binaurale in cuffia, utilizza quindi tutti i metadati del binaural render che noi vediamo in questo momento. Inoltre, Apple non usa affatto il motore Atmos Renderer, ma ovviamente utilizza e spinge la sua tecnologia che si chiama Spatial Audio per la virtualizzazione delle cuffie e dei diffusori. Anche se accolgono Dolby nel loro sistema di streaming, non è considerato allo stesso livello di Spatial Audio. Ritorniamo quindi al discorso precedente, alla domanda come mai quando esporto da Spatial Audio su Apple Music suona male in cuffia. La strana situazione è che si può controllare il mix Dolby Atmos in cuffia, ma è solo una fase di controllo qualità, che potrà essere il riferimento per gli abbonati Tidal e Amazon Prime Music. Quando si controlla il Dolby Atmos Render in modalità binaurale, ciò che si sente sarà diverso da ciò che sentiranno 72 milioni di abbonati ad Apple Music. C'è modo di venire a capo di questo problema? Come possiamo ascoltare ed avere idea di cosa accadrà quando il nostro Mix Atmos finirà su Apple Music? Ci sono un paio di soluzioni, fortunatamente. Una maldestra soluzione è quella di utilizzare l'esportazione MP4 nel Dolby Atmos Render standalone, quello commerciale ovviamente, non quello della Duo, quindi, e riprodurre quel file sull'iPhone. E tutti quelli che mixano in cameretta con Logic Pro Atmos, come faranno? Avranno una bella sorpresa quando sentiranno i loro mix su Apple Music, perché Logic non esporta un MP4 renderizzato Atmos per poter fare un test. Ma la situazione peggiora ulteriormente perché il parametro di Logic in cui si abilita Dolby Atmos è etichettato come Spatial Audio, il che potrebbe far pensare che Logic utilizzi il motore audio spaziale di Apple. Tuttavia non è così. Logic audio spaziale è solo una parola per indicare audio immersivo o audio in 3D. La seconda soluzione invece è quella di utilizzare un emulatore di ambiente che sia adatto all'ascolto binaurale in un ambiente Atmos e che simuli anche l'algoritmo di Apple Music. In questo caso sto parlando di Sienna Sphere, che non abbiamo ancora visto su questo canale, ma che esiste ormai da un paio di anni ed è stato appannaggio finora di Pocket Duo
e non ancora sfruttato come lo sarà da questo momento in poi per i mix dell'audio immersivo. Sienna è un plugin di acustica audio che contiene, oltre alla correzione delle cuffie, anche una simulazione spaziale dei diversi ambienti campionati per migliorare la traslazione del mix che facciamo normalmente in cuffia, che contiene, nella versione Sphere appunto, una serie di ambienti algoritmi che emulano il comportamento dell'Atmos nelle varie situazioni, permettendoci quindi di essere più coerenti possibile prima dell'export finale del file ADM. Ritorniamo un po' indietro ai dubbi di prima. Sì, possiamo missare Atmos in cuffia in binaurale a patto di poter esportare un file MP4 e riascoltarlo dall'iPhone per fare un confronto ad orecchio, ma è meglio verificare come suona attraverso il motore spatial audio di Apple. Studio One in questo aggiungerà nelle prossime release una nuova funzione per il supporto nativo di Apple Spatial Audio. Per ora utilizziamo Sienna Sphere. Ritorniamo al discorso HRTF personalizzato. Quest'ultimo aspetto potrebbe essere il più importante e critico. È ancora un argomento controverso, dobbiamo dirlo. Ha a che fare con l'HRTF, quella misteriosa Head Related Transfer Function, che rende l'audio binaurale un'esperienza sonora tridimensionale, immersiva e coinvolgente. Il problema qual è? Che gli algoritmi che vengono utilizzati nelle applicazioni di rendering binaurale, compreso Dolby Atmos, si basano su HRTF standard. Come abbiamo visto, Studio One utilizza 4 diversi, ma sono comunque standard. Questo è uno dei motivi per cui alcuni sperimentano un suono tridimensionale più realistico in cuffia rispetto ad altri, che trovano invece l'esperienza poco coinvolgente. Dipende dal fatto che le dimensioni e la forma della testa e delle orecchie delle persone si avvicinano alle dimensioni utilizzate come modello di binaural render. Quindi la differenza è la grandezza della testa e la distanza delle cuffie. Le cuffie Apple dispongono invece di sensori in grado di calcolare la distanza tra i due padiglioni e correggere via software la riproduzione dell'HRTF, migliorando al massimo l'esperienza spatial audio, creando una sorta di HRTF personalizzata ma legata appunto alle cuffie Apple. L'unico modo per offrire una vera esperienza 3D è utilizzare, come abbiamo già detto, un HRTF personalizzato. Ciò significa che la testa e le orecchie di una persona vengono misurate, che i dati, già standard AES con il nome di file SOFA, devono essere poi utilizzati dal binaural renderer quando la persona ascolta in cuffia. Dovremo quindi poter caricare questi dati personali nel nostro dispositivo o nel software che usiamo per l'ascolto immersivo. Se un tecnico del mix potesse caricare il proprio HRTF personalizzato nel renderer, allora in quel caso posizionare un segnale con il panner in un qualsiasi punto dello spazio 3D risulterebbe assolutamente localizzato con precisione rispetto appunto all'ascolto in cuffia. Avremo in quel caso una perfetta correlazione da emulazione del 7.1.4 e ascolto binaurale. Il cervello non noterebbe la differenza. In questo caso il binaural renderer sarebbe più accurato della riproduzione tramite gli altoparlanti dedicati. Potremmo quindi mixare il Dolby Atmos in cuffia in modo molto più accurato se avessimo anche la possibilità di utilizzare l'HRTF personalizzato. E già so che nella prossima versione di Studio One sarà integrato. Allora, secondo me è il momento di esporsi da parte mia e dire delle cose chiare e dirette. Io sono fermamente convinto che questo è il futuro della fruizione dell'audio, della musica e comunque in generale dei suoni. L'Atmos ha spaccato in due gli addetti ai lavori. C'è un 50% che lo supporta e anzi è entusiasta di questa cosa, anche solo per noia. E un 50% di detrattori che dicono farà la fine di tutti gli altri formati multicanale via via proposti negli anni. Io sono nel 50% invece degli entusiasti, lo sono di natura, lo sarei comunque a prescindere perché le novità a me appassionano, però in questo momento è giusto dire che ci sono dei pro e dei contro. I pro sono assolutamente un ringiovanimento, come posso dire, un restyling del modo stesso di ascoltare la musica e
un potenziamento delle emozioni che la musica riesce a trasmettere, che già di suo erano tante in mono, tantissime stereo, adesso sono ancora di più. I contro sono che la diffusione passa attraverso hardware che hanno un loro tempo di incubazione prima di diventare veramente di fruizione, non tanto tecnologicamente, ma proprio nella mentalità delle persone. Io parlo di mia moglie, per esempio. Non è una che va a comprarsi una cassa Bluetooth e pensa che esista un formato multicanale che può dare in più, eccetera, eccetera. Per cui la mentalità del fruitore della musica senza particolari interessi, senza particolari passioni, deve essere coinvogliata dall'industria, se vuoi, e anche comunque dal pensiero generale di dire: ah, no, ma adesso chi comprerebbe più la radiolina mono della nonna, no, oggi? Quindi bisogna arrivare a questa cosa qui. Ancora questa cosa qui non c'è, e bisogna dare il tempo che ci vorrà perché diventi di uso comune. Beh, considera che comunque Apple sta investendo tantissimo proprio in questo, cioè chi compra ormai i prodotti Apple ce l'ha già Atmos, quindi. Secondo me un grandissimo impulso lo darà il visore Apple, che Sì. abbinerà un'esperienza visiva all'esperienza uditiva, e quindi tanto, tanto, tanto vorrà dire quello, e tanto vorrà dire quando finalmente anche Spotify aggiungerà il supporto a Dolby Atmos, essendo un po' un competitor di Apple, ovviamente, insomma, è un po'. Allora io no, per dire, secondo me è un po' una ripicca. Però, insomma, in realtà c'è una playlist di Spotify con 52 brani in Atmos che puoi già ascoltare su Spotify in Dolby Atmos, ma non lo pubblicizzano. 52 brani, The Weeknd, Ariana Grande, i grandissimi artisti. Se uno la cerca su Google la trova. Spero che questo lungo video sia stato utile sia ai neofiti dell'Atmos sia agli esperti che avevano ancora o hanno ancora dei dubbi sull'efficacia di questo nuovo sistema di fruizione musicale. Dobbiamo prepararci alla diffusione di Atmos e in ogni caso nel prossimo futuro sarà sempre più integrato sia come audio spaziale nel video o nei videogames che ovviamente anche in tutto il resto. Diventerà il nostro file stereo super dopato, per intenderci, più realistico proprio perché grazie all'aumento della qualità tecnologica e alla diffusione delle cuffie che abbiamo appunto visto negli ultimi 5 anni, saranno sempre di più gli utenti che ascolteranno musica in questo modo nel prossimo futuro. Ricordiamoci che non siamo tutti fonici, anzi gli ascoltatori della nostra musica la fruiscono in cuffia, in auto o in palestra, o addirittura anche in filo diffusione attraverso le piattaforme di streaming via Bluetooth o sui dispositivi mobili. Trovarsi di fronte ad un bel paio di casse ormai è solo un esercizio di stile che sta scomparendo insieme agli ascoltatori degli anni 70. Un corso di Mix Atmos in cuffia lo sto preparando e sarà presto disponibile all'interno del corso di Studio One Pro 6 sulla mia piattaforma proaudiolearning.com e sarà gratuito per chi acquista oggi il corso Studio One 5. Sarà inoltre acquistabile separatamente dal corso nei mesi successivi. Per ogni informazione o domande che avete su questo argomento, fate comunque riferimento al nostro gruppo Facebook Pro Audio Learning o attraverso il sito o anche attraverso Messenger. In questi mesi farò dei seminari sull'argomento in giro per l'Italia in collaborazione con Presonus. Per il momento è tutto. Ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto!